Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Nel corso degli ultimi decenni si è registrata una profonda modifica strutturale del settore siderurgico, legata soprattutto alla globalizzazione della produzione, che ha generato una crisi e che ha colpito soprattutto le grandi imprese. Non a caso il Parlamento è stato impegnato ultimamente nella risoluzione di problemi critici connessi alle nostre più grandi imprese del settore, e l'Ilva in primis, ma anche la Lucchini con gli impianti di Piombino e di Trieste, dell'Ast di Terni e tutte le imprese strategiche che questo Paese, a questo punto vale la pena dire, aveva. Si tratta di realtà che si assomigliano sotto diversi aspetti, che hanno una matrice comune, quella della crisi economico-finanziaria, che comunque sono riconducibili a una carenza di politica industriale nel Paese, oltre che ad una mancanza di visione d'insieme nel settore siderurgico nazionale. L'industria siderurgica italiana non ha storicamente fruito, al pari di altre realtà internazionali, di una volontà politica indirizzata a difendere e tutelare le eccellenze, e ciò ha favorito la penetrazione nel settore di colossi internazionali la cui missione è estranea alla tutela dell'eccellenza siderurgica e all'interesse del mantenimento della produzione italiana. Il governo in questi anni, il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, sono stati capaci di varare 10-11 decreti. Ho sentito un po' di interventi ieri, c'è stata un po' di confusione anche sui numeri. A questo punto direi che non abbiamo le idee molto chiare nemmeno su quanti decreti siano stati fatti per salvare l'Ilva. Sono stati capaci di nominare garanti, di nominare commissari straordinari, subcommissari, comitati di esperti, una squadra infinita di consulenti, ingegneri e tecnici. In anni di battaglie persi per questioni istituzionali e giudiziarie, anni di conflitti tra periti, giudici e ambientalisti, anni dove nulla è cambiato o quasi nulla è cambiato, signor Presidente, anni che sono serviti solo ad aumentare la rassegnazione e la paura tra la popolazione tarantina. E noi consideriamo la storia dell'Ilva come qualcosa di drammatico che impegna le aule parlamentari dalla scorsa legislatura e che il governo dei tecnici non ha saputo affrontare e risolvere con la dovuta concretezza. La vicenda dell'Ilva ha fatto soprattutto emergere tutta la fragilità del nostro sistema amministrativo di intervento nelle questioni ambientali e di politica industriale. La mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze degli organi istituzionali interessati al risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio di Taranto ha alimentato una serie di procedimenti penali amministrativi con controbattute del governo risultate fino ad oggi inefficaci e che hanno creato incertezze che non riguardano soltanto l'Ilva di Taranto ma tutto il sistema industriale italiano. E ciò in quanto hanno soprattutto permesso l'intervento dell'autorità giudiziaria su questioni che rientrano chiaramente nella sfera delle competenze delle autorità garanti della tutela dell'ambiente e delle direttive comunitarie. Riteniamo che sia stata messa in gioco l'affidabilità e la credibilità del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri. I cittadini di Taranto pagano l'irresponsabilità della classe imprenditoriale e industriale del passato e l'irresponsabilità della classe amministrativa locale che fino ad oggi ha chiuso gli occhi al problema sanitario e ambientale. I problemi ambientali e sanitari sono ancora più gravi se si pensa che nella stessa situazione di emergenza ambientale e sanitaria di Taranto ci sono anche altri 57 siti di interesse nazionale, per la maggior parte situati al nord del Paese, verso i quali il governo deve intervenire con risposte concrete a tutela della salute dei cittadini. E a quasi 4 anni dalle prime indagini della magistratura sul caso Ilva e sull'inquinamento dell'area di Taranto, abbiamo l'obbligo di guardare al passato, soprattutto per capire e per tirare le somme sui risultati conseguiti dalla strada di interventi tracciata dagli ultimi governi. Questo è un atto dovuto nei confronti soprattutto dei lavoratori che hanno legato la propria vita a quella della loro famiglia, al destino di quello che ancora oggi è il colosso siderurgico più importante d'Europa. Mentre noi in quest'Aula esaminiamo l'ennesimo decreto governativo sull'Ilva, fuori dal Parlamento i lavoratori che sono, diciamo, sul disperato andante stanno cercando di capire quali sono
le loro preoccupazioni, quali sono il loro futuro e il mantenimento del lavoro. Se un'azione del governo è spostata e sottoposta a così dure critiche da parte dei lavoratori, qualcosa sicuramente non va, e non saranno certo 11 decreti o 10, signor Presidente, che faranno attenuare la loro rabbia. L'incertezza che ne deriva rischia di mettere in discussione l'attività dello stabilimento e far perdere commesse e affidabilità, perché al di là degli aspetti legislativi e burocratici e le inchieste giudiziarie, vi è il lavoro quotidiano che va avanti grazie all'impegno dei lavoratori che anche nei momenti più difficili della storia dello stabilimento siderurgico si sono dati da fare pur non avendo alcuna garanzia né certezze per il futuro. E questa è un po' la cronistoria, Presidente. Poi ieri, nella giornata di ieri, alcuni interventi, soprattutto da parte della maggioranza, ho sentito degli interventi in cui si esortava l'opposizione a fare proposte concrete e non solamente a fare delle critiche. Credo che la vergogna però a questo punto, signor Presidente, non abbia più limiti. Avete messo l'ennesima fiducia, avete stoppato il dialogo, in commissione in 10 minuti avete bocciato tutti gli emendamenti, avete avuto paura di confrontarvi in aula, avete avuto la fretta di chi non accetta critiche e chi non accetta la discussione, avete avuto l'arroganza di pensare di avere voi e solo voi la verità in pugno. E forse, signor Presidente, anche la ministra Boschi si è vergognata un po' di venire in aula per l'ennesima volta a mettere la fiducia. E io volevo ringraziare il ministro Galletti per averla egregiamente sostituita. E nonostante la sua gentilezza che avete in questo momento dimostrato, il ministro Galletti ha dimostrato, avrete comunque il voto contrario del gruppo della Lega Nord. Grazie.